Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, finalmente per me, perlomeno, e per chi è juventino tra voi, YouTubers Team contro Juventus. La partita che attendevo dall'inizio di questa stagione arriva alla dodicesima, se non erro, quindi un po' dopo i big match dell'inizio. Ora, che dire, io direi di inizio la partita. Oggi giocheranno solo i Juventini, perché come faccio sempre, faccio giocare sempre coloro che sono nella fide della squadra avversaria, romanista, laziale, napoletana e così via. Che possiamo iniziare, che dite? 3, 2, 1, vai! Eccoci allo stadio della vita. Oggi è giorno, cioè nel senso che credo che sia la partita delle 3 o massimo mezzogiorno e mezzo, visto che comunque siamo in inverno quasi. Stanno preparando il campo ed ecco le squadre che entrano. Capitan Gigi, grandissimo, col Capitan Petrelli. Chi è il più forte dei due? La più leggenda? Lo potete dire voi nei commenti, chiaramente. Calorosissimo lo stadio, ma pieno di tutti i tifosi. Una partita come questa è la partita più sentita da tutti. Un'emozione per i giocatori di YouTubers Team che affronteranno i loro beniamini. Inizia infatti Kinoshi, il Pjanic della situazione. Arsim per Daniel Golgob. Ibichane, Kinoshi. Nino per il Marchese. Marchese per Dani. Anzi, BB Channel. BB Buffon. Incredibile, Buffon. Lancio lungo di Gigi per Mandzukic. Abbiamo due Mandzukic in campo oggi. Matuidi. Manzo. Pjanic. Pjanic per Matuidi sulla destra. Matuidi si accentra, Matuidi prende palla, cross in mezzo, Mandzukic non arriva, arriva colpo gobbo, pericolo, Degno spazza via, Dani cerca il Marchese, non lo trova, attenzione Bernardeschi, Pjanic, Mandzukic, colpo gobbo, bravissimo, Nino, Marchese prende palla, è da solo, la squadra è ancora molto bassa, temporeggia, cambia il gioco per Vibiciane sulla sinistra che la prende la palla, attenzione Vibiciane, contromomento, contro il capitano De Sciglio, cross in mezzo per Dani. Primo pericolo per la Juventus grazie all'azione, il contropiede di YouTubers Team. Riguardiamola. Porca. Beh, già il fatto che YouTubers Team stia facendo il gioco. Ecco che Lini che fa la sua ca che cappella ha fatto anche il Marchese che io pensavo fossero i miei, invece era Barzagli. Non importa, bravissimo Kino e Marchese dopo la respinta di Dani. Marchese, Marchese il tiro alla distanza, Buffon, centrale. Nessun problema per il portiere numero uno al mondo. Sulla sinistra Alexandro contro Nino, vabbè, diciamo che sono sfide che vediamo tutti i giorni. Cross in mezzo, arriva, arriva e Mario. Mario Mandzukic segna il primo gol di questa partita. Vabbè, cioè diciamo che la forza della Juventus è superiore a quella di YouTubers Team e forse solo YouTubers Team è seconda alla forza della Juventus. Riguardando il gol, ricordiamoci che questa è la prima partita che YouTubers Team gioca contro Juventus e viceversa, chiaramente prima volta che lo Stadio della Vita ospita i campioni d'Italia. Bella qua Alexandro che ormai si fa fuori praticamente Nino che non capisce più niente, cross in mezzo, bravissimo lo stop di petto di Mandzukic, vabbè c'era Dani in marcatura ma tra lui e Mandzukic alla fine vince quello autentico. Ricomincia i due bestemmie col Marchese Bianconero che la passa a Kinoshi, Avsin, Avsin per Dani, BB Chan, Dani perde la palla, cioè non la prende neanche in realtà. Attenzione Mandzukic, palla al piede dietro per Pjanic che la dà ancora dietro a Cuadrado che è sul centro-sinistra, Alexandro, Marchisio, Mandzukic, Delio su Mandzukic, fa buona guardia, BB Channel può coprire in contropiede, non c'è nessuno che l'aiuti, infatti la perde la palla, attenzione però Matuidi può essere pericoloso, Mandzukic prende palla per Matuidi ancora sulla destra, Matuidi se la porterà invece col destro, ecco la rete, 2-0 Juventus. Mandzukic segna ancora. Ecco
ovviamente qua sul gioco hanno capito che Mandzukic se sfrutta i cross fa gol, ecco, sperando che lo capiscano tutti. Riguardiamo l'azione, bravissimo Matuidi che si riconferma tutto fare. Di destra è anche bravo a precisare la palla, sì, colpo di testa, qua è impotente Zebrato che si fonde col pale intanto. Riguardiamolo, ecco qua. Che craniata che ha preso comunque. Riparte nuovamente YouTube, Steam. Marchese per Vivi Channel, per Dani che è un po' sul centro-sinistra, molto sinistra in realtà. Gobbo. Kinoshi si gira per Nino, che è stanco. Vivi c'è Petrelli per il Marchese, si gira per Marchese. Milo sulla destra, Milo. Cross in mezzo, Portelio! Poteva fare il 2-1, non ce la fa, fuori di poco, fine primo tempo. Ritorno negli spogliatoi per un tè caldo. Sconsolati, YouTuber Steam. Però vabbè, la Juventus è la Juventus, signori, parliamoci chiaro. Ecco le statistiche, noi ci vediamo fra pochissimo con il secondo tempo. Rieccoci, Mandzukic inizia. Marchisio. Il Chiello. Juan Cuadrado. Delio. Prende palla Cuadrado. Taglio per Kinoshi, Kinoshi, attenzione Kinoshi, adesso lo Kinoshi, il tiro di Kinoshi, Buffon! Altra occasione persa per YouTuber Steam, bella occasione comunque. Bravo Dani, che la passa a Marchese. Marchese per dietro per Kinoshi. Delio è... Nino. DB. Delio. Kino, il tiro! Fuori di poco Kinoshi, cerca il tiro. Lui è uno di quelli che cerca il tiro a distanza. Riguardiamo l'azione. Di sinistra non è facile per un destro, ma comunque ci ha provato. Il 21, il pirlo dei poveri. Chino intercetta, ma la perde. Attenzione, forse arriva. Palla Alexandro. Mandzukic. Bravissimo Delio. Per Nino. Kinoshi. Gira Kinoshi. Perde la palla su Manzi, su Marchisio, su Pianci. Chi cacchio era? Bravo Delio che fa da scudo. Marchisio. Sandro. Contro Milo. E palla per Milo che disturba il suo avversario. Prende la palla. Molto bravo Milo. Fuori da TV. Sulla sinistra cambia gioco per Avassim. Avassim per VB Channel. VB Channel per il Marchese, si gira bene. Marchese contro Barzagli. Qua non è fallo, non è fallo di De Sciglio sul Marchese, non importa, cioè importa in realtà, ma. Prende la palla Kinoshi. Dani per il Marchese. Kinoshi. Marchese ancora. Barzagli fa buona guardia, beh, qua abbiamo Barzagli davanti, cioè non è che non è l'ultimo arrivato. Mandzukic è solo contropartita, Mandzukic, bravissimo Zebrato. VB Channel. Marchese per Delio, che è a centrocampo. La dà a Nino Jeffsy. Ancora per Delio con uno scavetto eccezionale, Delio la prendava, vaffanbagno Delio. Esce Bernardeschi, entra Douglas Costa, giusto per prendere un'altra manciata di gol. Tre cambi anche per YouTuber Steam, giusto tutti quanti. Sono tre Juventini, J. Felix, Carmi Spezia, Sportivo da Salotto. Riparte Juventus, pochissimi minuti alla fine. Marchisio. Matuidi. Fa un po' di possesso palla per perdere tempo. Attenzione però rischia Buffon. Sì, si può anche muoverti Gigi però.
Finisce qui la partita. Beh, diciamo che i pronostici erano quelli, cioè YouTuber Steam non è che potesse fare molto contro Juventus, pur avendo comunque, pur essendo campioni di Europa, però chiaramente Juventus nel campionato italiano è una vecchia conoscenza, diciamo che sa giocare. E quindi queste sono le statistiche. Noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video, alla prossima partita, sperando di scalare un po' la classifica, visto che questo breve rallentamento potrebbe darci problemi, ma ci sono tante partite ancora, siamo dodicesima, quindi manca veramente molto. E i sogni, si continua a sognare ragazzi, perché YouTuber Steam sogna sempre e non si arrende mai. Ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà. Come sempre, forza YouTuber Steam.